Raccontare una grande vita come quella di Giovanni Cantoni in breve tempo è sicuramente una cosa molto difficile. Per questo, sia per iscritto che oralmente, ho cercato di cogliere alcuni caratteri essenziali. Il primo aspetto è che, attraverso i suoi anni di vita, circa 80, lui ha colto e ha saputo descrivere la fine di un'epoca, la fine della società cristiana. Nello stesso tempo, però, ha compreso che non ci si poteva fermare lì, ma occorreva anche ricostruire. Quindi, intorno agli anni 2000, ha cominciato a studiare non soltanto la fine della civiltà, ma anche come sono nate le civiltà. E quindi l'impegno per una civiltà cristiana del terzo millennio è quello che ha animato soprattutto il suo impegno. Tutto ciò non poteva avvenire per caso, quindi lo si poteva fare innanzitutto formando uomini. Per questo motivo ha fondato l'Alleanza Cattolica, che vuole essere un'associazione di persone che siano preparate e che sappiano offrire il loro contributo a quella che è la controrivoluzione, cioè il processo di riconquista e di ricostruzione della società cristiana. Per far questo, inoltre, occorreva anche studiare l'ambiente in cui si muoveva. Alla luce di Rivoluzione e Controrivoluzione di Pino Corleone di Oliveira, ha apprezzato soprattutto l'aspetto delle tendenze. Cioè, è vero che c'è stato un fenomeno rivoluzionario che va studiato da un punto di vista storico, però va anche studiato sotto l'aspetto esistenziale. Cioè, gli uomini agiscono così non soltanto in base a un pensiero, ma sulla base delle proprie tendenze, quella che noi chiamiamo passioni, soprattutto l'orgoglio e la sensualità, che inducono le persone a comportarsi in un certo modo e poi a costruire un pensiero per poter giustificare la loro attenzione, il loro impegno. Per questo motivo ha prestato sempre molta attenzione alla costruzione di ambienti, ambienti dove le persone potessero vivere in un certo modo, non soltanto l'attenzione agli ambienti, ma anche la cura per tutto ciò che è bello, che è elegante, che è grandioso, e l'odio verso la volgarità e verso ciò che è brutto. Attraverso questo ha saputo indicare quella che è la strada maestra e soprattutto ha detto a noi tutti di dover essere pronti a ritrovarci anche da soli. L'ultimo dei moicani, diceva lui, deve sempre saper ricominciare. Come diceva San Giovanni Paolo II in un discorso al Collegio Borromeo di Pavia, una società che non sa preparare i suoi capi non è degna di poter vivere. E allora, riassumendo, avere il quadro della situazione, avere il quadro futuro. Come diceva sempre lui, nessuno avrebbe costruito cattedrali nel secolo XIII se non avesse avuto di fronte il disegno. Sguazzare nel fango non piace a nessuno, ma se tu hai il quadro della società che vuoi costruire, allora lo stimolo ce l'hai, hai quella grandezza d'animo, quella magnanimità che ti può spronare. Allora preparare uomini, preparare il disegno della riconquista cristiana e poi indicare anche quello che può essere la strada da percorrere, i mezzi, la politica.